Buon salve e benvenuti in questo nuovo video. Sono le 3:23 di notte e oggi si parte. Ho solo un piccolo problemino tecnico perché, come penso già sappiate, sono una procrastinatrice, la numero uno al mondo, perché mi riduco sempre all'ultimo a fare le cose. Infatti devo ancora fare la valigia, cioè questa è la situazione. Aiuto, aiuto. Direi che devo muovermi. Il posto in cui andrò ve lo svelo dopo, anche se in realtà già dal titolo avrete letto tutto, però lasciatemi la convinzione di fare un po' di suspense. Comunque sì, sarà un posto caldo, quindi devo fare una valigia estiva. E adoro follemente questa cosa. Ok, valigia preparata, super di corsa. Infatti so già che avrò dimenticato qualcosa, però insomma devo fare velocissimo, quindi missione compiuta. Comunque raga, da notare la mia valigia, certo, che è totalmente piena, cioè sta esplodendo, e quella di Maria, raga, ma è rimasta scioccata, è pesantissima, si sì, ho messo dentro il mondo, ma perché, cioè bisogna calcolare tutte le evenienze, metti che fa freddo e fa caldo, pantaloni lunghi, corti, alieni, zombie, cioè bisogna... Seriously, what the fuck are you doing? Ragazzi, 24 kg di bagaglio, si vola. Raga, guardate, sto vloggando anch'io, vlog nel vlog! Inception, wow! Niente, volevo farvi vedere questo cielo magnifico, comunque stiamo per partire. Stiamo per partire! Stiamo per partire! Stiamo per andare al caldo, vi giuro, sono gasatissima. 4 ore di viaggio, adesso sono le 7 di mattina, quindi arriveremo per mezzogiorno. C'è la hostess che ci guarda malissimo perché siamo qui due pirla, siamo le ultime che siamo arrivate al gate e niente, siamo qua a vloggare. E niente ragazzi, sono molto contenta, non vedo l'ora di portarvi con me in questa avventura e quindi ci vediamo tra 4 ore. Comunque volevo dirvi che Bri è in after, cioè lei è andata a una festa, il compleanno di Gaia, e non ha dormito. Non cioè, ho dormito. Io sono arrivata alle 4:30 più o meno a casa sua, che siamo andate insieme in aeroporto, e lei non aveva dormito, cioè era fuori e è andata direttamente a casa. Vabbè, ho preso la valigia. Raga, c'ho ancora il trucco. Questo era il trucco serata. Vabbè, ci sta. È durato. Onesto. Sta sorgendo il sole e vi giuro è bellissimo, c'è una luce assurda e niente, io amo queste cose, cioè il finestrino dell'aereo con l'ala, con il sole, adoro, bellissimo. Niente raga, anche se ho già fatto colazione prima, mi sono presa una box con tipo hummus, olive, cracker, non lo so, un po' di cose così a caso. E niente, tutto ciò alle 7 di mattina. Lol, questa è la situa, invece Brisida sta dormendo. Ragazzi, siamo arrivate a Tenerife e subito un grande disagio perché abbiamo preso il taxi per andare in un posto, insomma gli abbiamo detto l'indirizzo, gli ho fatto vedere anche la mappa proprio con la posizione e tutto quanto, e hanno sbagliato tre volte. Ha sbagliato tre volte strada, siamo finite dall'altra parte e ora ci sta venendo a costare un sacco, ma per errori non nostri, cioè noi subito abbiamo fatto vedere la posizione e tutto, e quindi niente, adesso Brisida è un po' incazzata. Raga, io smatto oggi, cioè veramente, già sono in after, iniziamo bene, proprio bene, iniziamo. No ragazzi, vi giuro, poi stiamo comunicando col traduttore perché... Ma raga, mi ha detto che siamo in Spagna, quindi io dovrei sapere parlare in spagnolo. Vabbè raga, poi... Vi aggiorno. Eravamo, we was to the right way, you know, that's, we are going on. Why you drift the car? I oh. Raga, ha cambiato strada, stavamo andando giusti, ha cambiato strada l'altra volta. Ahí está Madonna, la famiglia. We are not McDonald's. Che Madonna? Ma no, non Madonna, McDonald's. Ma fast food. Mercadona. McDonald's, centro commerciale Carlotta. We give you the calle. I don't understand what is going on with you. What's wrong? What? What the fuck? Ragazzi, io non ci credo. Sta chiamando veramente la polizia. Perché semplicemente non ci vuole portare nel posto che gli abbiamo detto e ci vuole far pagare 50 euro e ci ha fatti allontanare dal posto.
E noi semplicemente abbiamo detto: vogliamo andare lì? Lui così è impazzito? No, vi giuro, noi così. non ho parole. Però fa caldo almeno. Ragazzi, Brisida inizia già a fare danni. Veramente complimenti. Comunque, esatto, la gang si è allargata. Sono arrivati anche Joao e Siria. E siamo in un posto fighissimo, tipo in riva al mare, un ristorantino. E niente, raga, bellissimo. Di là ci sono un sacco di persone che surfano. Infatti, voglio provare. Andremo con i surfisti. E niente, quindi questa è la situa. Io ho preso una magnifica Caesar salad, loro la paella, strabuona. Uno spiedino. Vabbè, buon appetito. Ragazzi, noi siamo venuti a fare la spesa in un supermercato spagnolo e volevo farvi vedere la differenza tra il mio carrello e quello degli altri. Questo qui è il mio carrellino. Questo è quello di Joao e questo qui è quello di Brisida. Io veramente mi sono preparata la spremuta da lì. Niente, lei con le spremute. Tutto regolare. Comunque io sempre con 200.000 cose. Però siamo comunque più di una settimana, quindi direi che niente. C'è la tipa della casa. Comunque qui in Spagna hanno un sacco di dolci stranissimi. Cioè comunque che in Italia non abbiamo. Oh madonna. Niente, i miei bellissimi prank con i maiali. Ragazzi, comunque noi abbiamo preso veramente troppe cose ed è impossibile portarle a casa. E quindi cosa stiamo facendo? Ragazzi, stiamo prendendo i carrelli e ce li portiamo. Stiamo andando a casa con il carrellino. E niente, c'è questo signore che sta facendo una dedica. Cosa ci canti? Oh, oh, oh. Wow, bravo. Ho veramente dei capelli orribili, infatti non vedo l'ora di farmi la doccia. Comunque volevo condividere con voi il mio amore per le gallette con il cioccolato. Comunque ragazzi, altro che macchina, io voglio questo. Assolutamente voglio questo. Qui si è creato un concerto, ragazzi. Dancing in the dark with you between my arms. Verso l'infinito e oltre. Ragazzi, missione compiuta, abbiamo portato la spesa a casa, fa caldissimo, però ora abbiamo un altro problema. Siamo veramente fortunatissimi oggi. Non si apre la porta, cioè vi giuro non si apre. Abbiamo provato con tutta la forza, tutte le chiavi e quindi stiamo aspettando la proprietaria. E niente, questa è la nostra fortuna. Siamo riusciti ad entrare in casa, è arrivato il proprietario ad aiutarci perché... Non lo so, non ce la facevamo. Arriva lui, gira e si apre. Non capisco come. Comunque mi sono anche docciata, lavata i capelli, adesso li sto un po' asciugando. Anche se ho un disagio perché c'è questa extension qui, che è quella dietro, che si sta staccando, non so se si veda, ma è praticamente totalmente staccata. Infatti da questa parte ho i capelli lunghissimi e di qui zero, cioè c'è una differenza assurda. Però vabbè, cercherò di farla stare su per questi giorni in cui sono via, sono in Spagna. E poi quando torno in Italia la faccio sistemare. Comunque niente, mi ci voleva proprio una bella doccia rigenerante perché vi giuro, fuori faceva caldissimo, poi con la spesa e tutto avevo proprio bisogno di fare una bella doccia. Adesso sono super carica. Raga, ho preso un colpo, vi giuro. Madonna. Ok, capelli un minimo sistemati, ho messo il sopra del costume e i pantaloncini perché abbiamo fatto qualche TikTok e volevo dare l'idea di caldo, di vacanza. Tra l'altro qui a Tenerife siamo un'ora indietro, quindi ora da noi sono le 7:30, ma in Italia già le 8:30, quindi siamo un'ora in anticipo qui. Sono uscita a fare un giretto, tra l'altro sono in pigiama, però dettagli, e mi trovo in un posto veramente bellissimo che non so cosa sia, cioè non so se sia... un posto dove ci vive qualcuno o boh. Fatto sta che è veramente bello. Stavo camminando, ho visto questo cortiletto carino e quindi ho detto: ma sì dai, andiamo a fare qualche clip per il vlog. Però vi giuro è bellissimo. Ma in generale ho notato che qui tutti i posti, insomma le strutture, anche i ristoranti eccetera, sono tutti bellissimi esteticamente. Cioè guardate, è fighissimo questo posto. Tra l'altro sono senza una scarpa perché la sto usando per appoggiare il telefono. Comunque voglio raccontarvi di un nuovo format che ho deciso di portare qui su YouTube. E questo è appunto il primo video di questo format.
ho bisogno di cambiamento. Ormai faccio video da quasi 5 anni e comunque ho sempre portato più o meno gli stessi contenuti, video 24 ore, versus, eccetera. Sono video che comunque quando mi va continuerò a fare, però ho bisogno di qualcosa di nuovo, ho bisogno di rinfrescare un pochino questo canale, perché alla fine sono cresciuta io, siete cresciuti voi, stiamo crescendo insieme e quindi anche i miei contenuti hanno bisogno un po' di crescere, di rinnovarsi. Io amo viaggiare, penso che questo l'abbiate capito, amo andare all'avventura, conoscere nuove persone, nuovi posti, nuove culture, amo imparare e voglio portare questo lato di me, questa mia passione, ancora di più sul mio canale. In realtà già prima lo facevo, cioè ho sempre vloggato i miei viaggi, le mie esperienze, però voglio farlo in modo un po' più mirato, facendovi vedere appunto tutte le sfaccettature dei luoghi in cui vado. In questa nuova serie di video vorrei fare una sorta di 4 ristoranti di Alessandro Borghese Travel Edition, nel senso che voglio valutare le città e i posti in cui vado secondo delle categorie e secondo ovviamente la mia personalissima opinione. Quindi vorrei, oltre che dare un contenuto divertente e simpatico, anche dare delle informazioni un po' più concrete, magari per chi sta pensando di andare in quel posto. Quindi questo è il primo video della rubrica. Comunque ragazzi, alla fine non vi ho più raccontato com'è andata la storia con la polizia, il tassista, perché era una cosa super super tranquilla. Semplicemente noi gli abbiamo detto di andare in un posto, gli abbiamo fatto vedere la via, Google Maps, eccetera. Lui ha sbagliato, che ci sta. Ha sbagliato una seconda volta, ha sbagliato una terza dopo che gli abbiamo fatto vedere palesemente dove dovevamo andare e lui ci ha portati comunque nel posto sbagliato e voleva farci pagare una cifra assurda e noi semplicemente gli abbiamo detto: guardi, non ci sembra giusto, almeno ci porti nel posto dove dobbiamo andare perché abbiamo le valigie, ci sta lasciando in mezzo al nulla. Soltanto che lui non parlava l'inglese, zero, e quindi non capiva cosa gli stavamo dicendo, è andato in panico e ha chiamato la polizia. Noi poi abbiamo raccontato alla polizia un po' l'accaduto, ci hanno detto ok, tranquille, l'abbiamo pagato lo stesso, niente di che, insomma, niente di scandaloso, però è stato comunque un inizio vacanza abbastanza particolare. Raga, che ridere, mi sono messa in queste rocce per fare qualche video perché insomma in mezzo a troppa gente è un po' disagiante perché tutti si girano, guardano, quindi insomma ho detto mi metto in queste rocce in mezzo al mare così nessuno mi rompe cocotas. Però è arrivato un amico a trovarmi, cioè c'è questo gattino che a caso mi sono ritrovata qui, così un gattino tra le rocce in riva al mare, molto carino, ciao amico. Parlando del clima, secondo la mia esperienza è veramente veramente perfetto, perché fa caldo durante il giorno però non eccessivo e soprattutto non c'è quell'umidità fastidiosa. Comunque ovviamente il clima varia anche molto in base al periodo dell'anno. Se si viene in estate farà comunque più caldo, sui 28-29 gradi di media, mentre nei mesi invernali, come nel mio caso, sta tornando il gattino, mentre nei mesi invernali comunque c'è una media di 22-23 gradi, che comunque è caldo. Vi dico, io la mattina, il pomeriggio ho veramente caldo e sto bene in pantaloncini e top. Poi la sera le temperature si abbassano tantissimo, quindi è necessario avere una felpa, dei pantaloni lunghi, altrimenti veramente fa freddo. E un'altra cosa bella che ho notato è che il maltempo c'è, ovviamente, però è molto passeggero, essendo comunque appunto un'isola, cioè a volte ci sono i nuvoloni, c'è la pioggia, c'è il brutto tempo, però dura magari qualche minuto e poi se ne va. E questa è una cosa che mi piace veramente tanto, perché non ci sono le giornate totalmente di pioggia, poi ovviamente le eccezioni ci sono sempre. Però è una cosa che ho notato e che mi è piaciuta tanto. Oddio raga, oggi è il giorno avvistamento animali, perché lì su quel sasso, insomma, c'è un granchio. Per quanto riguarda le persone, ho avuto esperienze solo super positive, tranne vabbè il tassista il primo giorno, però sono super positive perché si vede proprio che le persone qui sono tranquille, quando tu gli chiedi qualcosa sono iper pronte ad aiutarti, iper disponibili, tutti sorridenti che ti lasciano passare appena ti vedono alle strisce pedonali, cioè sono piccole cose, però ho notato veramente una gentilezza, una tranquillità assurda, cioè zero stress. E c'è anche da dire che uno dei motivi può essere che è un'isola prettamente turistica, quindi le persone che sono qui o sono in vacanza, quindi non hanno voglia di rompere le balle, non sono stressate, oppure comunque lavorano molto a contatto con i turisti, le persone, e quindi c'è proprio una serenità generale che è bellissima. E poi c'è da dire anche che ci sono un sacco di italiani, cioè che lavorano qui ho incontrato più persone italiane che spagnole nei ristoranti, eccetera. Non vado neanche più a chiedere in inglese o in spagnolo, direttamente italiano, perché la maggior parte sono italiani.
Per quanto riguarda i prezzi, devo dire veramente top per tutto, sia per quanto riguarda supermercati che hotel che attività. Costa tutto meno dell'Italia, se non uguale. E mi hanno stupita un sacco i taxi, che costano veramente niente, nonostante comunque l'organizzazione coi mezzi, con i bus nell'isola, non sia per niente male. Per quanto riguarda la vita notturna, ce n'è, fidatevi, non eccessivamente, però ce n'è. Sembra un po' come essere ad esempio a Riccione d'estate, quindi un po' questo mood marittimo. Allora, per quanto riguarda il cibo, ci sta, ovviamente dipende tutto dal ristorante, però non è che c'è un cibo particolare qui in Spagna. Diciamo che la cucina spagnola non è che sia particolarmente ampia, c'è la paella, patas bravas, tortilla, insomma un paio di cosine che non è che siano chissà che, tranne la paella, quella mi piace. Però insomma, per il resto è tutta cucina o thailandese o indiana o italiana per la maggior parte, cioè tutti i ristoranti praticamente fanno cucina italiana. Diciamo che bisogna stare un po' attenti, perché ho visto delle carbonare, io non ho osato prenderla, ma ho visto delle carbonare un po' così. Ieri il mio amico ha preso la pizza e non era al massimo. Poi ovviamente dipende da posto a posto, non è che si fa di tutta l'erba un fascio, però diciamo che il cibo qui non è che è proprio una cosa particolare, non è il pezzo forte della Spagna, però comunque bisogna riuscire a trovare i posti giusti e soprattutto stare attenti ai posti prettamente turistici, ma questo in realtà in ogni città, perché il primo giorno siamo stati in un posto molto carino come location in riva al mare, dove però cioè il cibo non era per niente buono e costava un sacco, quindi bisogna trovare i posti giusti, la cucina non è proprio il massimo, però ovviamente ci si adatta, ci sta. L'ambiente qui mi piace veramente un sacco, anche esteticamente, perché ci sono un sacco di palme, un sacco di lucine e anche comunque i monumenti, i locali, i ristoranti hanno un'architettura particolare, tipo quello lì è l'Hard Rock Café, che è appunto un ristorante famosissimo, una catena, però sembra tipo un tempio. E poi ci sono anche un sacco di artisti di strada che io adoro personalmente, perché secondo me fanno una bellissima atmosfera. Cioè, quelle sono padelle, scatole e lui sta suonando lì. Questo è quello che intendevo quando vi dicevo che il mood è scherzoso e simpatico. Raga, che ridere, c'è questa che vende i gadget con un ombrellino in testa. Fantastico. Allora amici, io vi ho detto un po' le mie considerazioni su Tenerife da turistella occasionale, così improvvisata, però abbiamo qui Andrea che è a Tenerife da un anno e mezzo, quindi insomma si è trasferito dall'Italia e può dare dei pareri un po' più insomma oggettivi e più precisi. Quali sono le principali differenze dall'Italia a Tenerife che hai notato? Allora, sicuramente il clima. Beh, clima fantastico, mamma mia, tutto l'anno così. Adesso siamo in felpa, sono le 9 di sera. Sì. Però spettacolare, non piove mai. Sono abbronzata. Soprattutto qua al sud. Poi la gente, credo che la gente è molto più cordiale, secondo me. Ok, anche questo perché, l'ho notato pure io, quindi. Secondo me anche perché sono tutti in vacanza, soprattutto esatto, qua al sud. C'è da fare una differenza, secondo me, tra sud e nord dell'isola. Noi siamo a sud. Esatto, non so se è stato al nord. No, no, volevamo andare a Santa Cruz, che è la capitale, giusto, che è a nord. Esatto, che è già più città, mm-hmm, cioè 200.000 abitanti circa, okay, approssimativamente. Il clima è anche diverso perché sopra fa un po' più freddo, ci sono già più le stagioni, qua come hai visto eterna primavera. E cos'è invece la cosa dell'Italia che ti manca? Io ho già vissuto all'estero, ho vissuto a Berlino ed Amburgo. Ah. E là mi mancava il cibo, oltre che gli amici e parenti. Qua mi mancano solo amici e parenti perché il cibo sono tutti italiani, come hai visto. Quindi infatti non può mancarti. Qua dove siamo adesso, Las Americas, già un po' di meno, già più improntata al turismo, secondo me. Penso che hai visto molto più inglesi. E quindi la cucina è quella che piace a loro, hamburger e cose del genere. Invece verso Los Cristianos, secondo me, già più... Sono un sacco di italiani. Tutti. La pizza migliore che ho mangiato, che non me ne vogliono gli amici di Napoli, l'ho mangiata qua. Attenzione, mi sento già tutti i napoletani che commentano. Invece qualcosa di brutto, di cui qualche contro, che allora, dici? Bisogna dire la verità. Secondo me dipende uno come viene. Allora, se uno viene qua per lavorare e fare soldi, carriera, è molto difficile perché i lavori sono, come hai detto prima, qua soprattutto al sud, tutti legati all'alberghiero, no? Anche poco magari sviluppati a livello di tecnologie. Esatto, anche a livello di carriera, grandi aziende non ce ne sono, fabbriche non ce ne sono. Quindi sono il 90% del lavoro, secondo me, di più, soprattutto per gli immigrati o comunque chi viene dall'Italia, dall'estero, è improntato al turismo. Poi una
pecca soprattutto del sud o comunque dell'isola, che bisogna dire non piove mai ma arriva la calima. La calima, tipo una tempesta di sabbia incredibile. Davvero, io odio la sabbia. Arriva sta tempesta di sabbia clamorosa che dura 2-3 giorni ogni tot, ogni 2-3 mesi. A volte è più pesante, invivibile, e a volte meno. Però okay, bilancio va benissimo. Grazie mille, allora ti vedremo spero ancora una volta su YouTube. Ti lancio adesso, inizia a fare lo youtuber. Questo sicuro. Da Tenerife, Andrea, 100% proprio. Mi raccomando. È proprio nel la caso. Prima volta mi ha obbligato, ve lo dico, mi ha obbligato. È stato molto bravo. Sì, discretamente, dai. Simpatico. Perciò, voto complessivo di Tenerife, direi un bellissimo 9 su 10, bello pieno, perché me ne sono innamorata, onestamente. Voi ci siete mai stati? Ragazzi, mi ero dimenticata di concludere questo video e purtroppo mi trovo con la felpa pelosa in Svizzera e non più al mare con la mamma Gabi. E niente, pelosa. Questo video è finito, spero che vi sia piaciuto. Se così lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Ti porto a Tenerife un giorno, vuoi venire? No, sì. Oh, la mamma con le chiappe al caldo, che bello! Un bacione, fatemi sapere se quest'idea di nuovi video insomma vi piace. Un bacione e alla prossima, ciao!